Buonasera, buonasera, grazie di essere venuti così numerosi per questa opera mozartiana non delle più conosciute, per la quale abbiamo chiamato uno degli importanti professori universitari della facoltà di Lettere e Filosofia di Milano, il professor Cesare Fertonani, che è un nostro collaboratore, potremmo dire in un certo senso stabile dei programmi di sala. Quasi sempre troviamo insomma Cesare Fertonani, Emilio Sala e Claudio Toscani firmano spesso anche i soggetti, le opere in breve. Insomma, noi abbiamo l'onore alla Scala di avere sempre anche, diciamo, nelle trame o nei riassunti i testi fatti da professori universitari di chiara fama. Cesare Fertonani, come spesso accade a docenti di grande qualità, non è esperto solo di Mozart, ma è anche esperto di musica contemporanea, esperto di molte altre parti del repertorio, ma in particolare su Mozart ha scritto un libro che si intitola Tamerò, sarò incostante, dalla celebre aria di Re Pastore. Quindi non potevamo avere un personaggio così importante per parlarci di questa opera giovanile di Mozart che pochi conoscono. Grazie e grazie soprattutto al professor Fertonani per aver accettato. Grazie a voi per questo invito, grazie a Franco Pulcini per questa presentazione che così è fin troppo lusinghiera, quasi imbarazzante. La Finta Giardiniera è un'opera molto particolare, perché è un'opera che intanto cade in un momento cruciale della biografia di Mozart. Siamo nel 1775, Mozart ha 19 anni ed è il momento in cui Mozart, da adolescente geniale qual era, diventa un compositore con una propria voce originale, una propria spiccata personalità. E nel 1775 Mozart vive a Salisburgo, vive ancora in famiglia col padre, situazione che genera non poche tensioni, perché come tutti gli adolescenti Mozart vorrebbe avere più libertà, vorrebbe avere più spazio. Ma soprattutto gli manca una cosa, cioè gli manca il teatro d'opera. Nel 1773 Mozart ritorna a Salisburgo dall'Italia, come sapete tutti scrive tre opere per Milano tra il 1770 e il 1773, cioè Mitridate, Ascanio in Alba e Lucio Silla, e però poi bisognerà aspettare il 1781 perché vada in scena un'altra grande opera teatrale di Mozart, e cioè Idomeneo. Nel mezzo c'è appunto La Finta Giardiniera, insieme con un'altra opera che è Il Re Pastore, composta per Salisburgo. Ecco, Mozart in questi anni che passa a Salisburgo ancora in famiglia scrive tantissima musica di straordinaria qualità, concerti, serenate, musica sacra anche, però appunto gli manca l'opera. E questo è molto importante, perché Mozart dimostra di avere una vocazione teatrale molto spiccata, cioè è attratto dall'opera, dal teatro musicale. Ecco, sulle circostanze che hanno portato alla composizione della Finta Giardiniera sappiamo poco in realtà. Cioè nel 1775 gli viene commissionata appunto quest'opera dalla corte di Monaco, di Baviera, con la quale Mozart aveva già dei rapporti piuttosto intensi, e viene scelto. All'epoca per questo tipo di repertorio non era il compositore che sceglieva i libretti, ma gli veniva consegnato un libretto,
e a Mozart viene dato il libretto di un'opera che era andata in scena. Non si sa bene se nel 1774 o alla fine del 1773 a Roma, appunto La finta giardiniera, ed era un'opera che era stata messa in musica da Pasquale Anfossi, oggi quasi dimenticato, ma che all'epoca erano degli operisti italiani di maggior fama internazionale. Il libretto di quest'opera dovrebbe, perché da Pertuzzo si legge che è di Giuseppe Petrosellini, che era un librettista italiano piuttosto noto all'epoca, ma ci sono in realtà dei dubbi anche sulla paternità del libretto. E l'opera di Anfossi poi avrà, che Mozart conosceva tra l'altro, avrà una ampia diffusione europea. Un'ampia diffusione europea che invece l'opera di Mozart non avrà. Quando l'opera andrà in scena a Monaco nel 1775, resterà in scena soltanto per tre recite, che era poco per l'epoca. Mozart scrive alla madre dicendo: è stato un grandissimo successo, eccetera. In realtà pare che le cose non siano andate così, che l'opera non sia piaciuta eccessivamente, l'opera di questo appunto brillante 19enne. Allora, era assolutamente normale all'epoca non soltanto che un compositore ricevesse un libretto che non aveva scelto da mettere in musica, ma era assolutamente normale anche che gli venisse dato un libretto che era già stato musicato da altri. Ecco qua, arriviamo a uno dei punti della finta giardiniera. Mozart riceve un libretto che è un libretto comico, del tutto convenzionale. È un libretto la cui ossatura drammatica, drammaturgica, è costituita dalle arie, ci sono pochissimi pezzi d'insieme, ci sono un paio di duetti e ci sono i finali d'opera. Per il resto ci sono le arie, dove i personaggi cantano da soli, inframmezzate dai recitativi. E quindi Mozart, su questa ossatura del libretto, che è assolutamente convenzionale, a questa ossatura si deve adeguare, e si adegua perché non può fare altrimenti se non rispettare questa scansione drammatica già predisposta dal libretto. Però al tempo stesso, laddove può, inizia a sperimentare, inizia a cercare delle soluzioni nuove, delle soluzioni che gli consentano di raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi in campo teatrale, obiettivi magari ancora nebulosi, no? Che Mozart non ha ancora avuto modo, per tante ragioni, perché è molto giovane, perché il teatro d'opera dell'epoca era molto convenzionale, non ha ancora avuto modo di realizzare compiutamente. Ma in sostanza qual è questo teatro musicale che Mozart ha in mente? È un teatro musicale che punta a una maggiore verità umana dei personaggi, personaggi che invece all'epoca erano essenzialmente dei tipi, erano personaggi stilizzati, tipizzati, un po' tutti uguali, no? Gli uni agli altri, c'era l'innamorato, no? Un tenore, poi un soprano, la sua innamorata, il padre o il tutore che in genere era un basso, no? Gli ingredienti dell'opera comica italiana del Settecento erano un po' sempre quelli. Ecco, Mozart cerca di dare maggiore verità umana, perlomeno ad alcuni dei personaggi, e questo è uno dei suoi obiettivi. L'altro obiettivo è quello di ottenere, laddove può sperimentare, di ottenere una certa continuità drammatica. Perché la struttura, l'andamento di un'opera italiana 1775 è ancora largamente un andamento, un'andatura spezzettata. L'azione va avanti nei recitativi, dove accade qualcosa, i personaggi si incontrano, parlano, e poi però si ferma, il ritmo dell'azione si ferma nelle arie, che sono ancora dei momenti statici, in cui il personaggio semplicemente esprime i propri sentimenti, i propri affetti, come si diceva all'epoca. Poi vedremo come Mozart, alcuni esempi di come Mozart appunto sperimenta laddove può.
Però le notizie in genere sulla finta giardiniera sono scarse. In realtà non si sa bene neanche quali siano stati i primi interpreti, perlomeno con assoluta certezza, ma era una compagnia di canto italiana in cui c'erano anche dei cantanti piuttosto noti all'epoca, come Giovanni Valesi nei panni di Belfiore, Tommaso Consoli nei panni di Ramiro. Tommaso Consoli era il castrato per il quale Mozart scrive nel Re Pastore questa meravigliosa aria col violino concertante, la Merosaro costante, e altri cantanti. Però ecco, è un'opera che ottenne uno scarso successo, per quello che sappiamo, a differenza dell'opera di Anfossi che circola in Europa e viene apprezzata. Ma non finisce qua, perché la finta giardiniera poi ha una storia abbastanza sfortunata, tutto sommato, nel senso che vivente Mozart non viene più ripresa, non viene più rappresentata da nessuna parte, se non in forma di Singspiel, cioè tradotta in tedesco, e ci sono tutta una serie di rappresentazioni ad Augsburg, Augusta nel 1780, poi a Francoforte sul Meno nel 1782, a Mainz, a Magonza nell'89, a Praga poi dopo la morte di Mozart nel 96. Quindi l'opera viene tradotta in tedesco, i recitativi vengono tolti e sostituiti da dialoghi parlati, come era d'uso nel Singspiel, e in questa forma l'opera comunque conosce una certa diffusione. Allora, che cosa succede poi in tempi moderni? Che la finta giardiniera è una di quelle opere di Mozart che stenta a trovare una tradizione rappresentativa stabile. E stenta anche perché il primo atto dell'opera di Mozart, la versione italiana del primo atto dell'opera di Mozart, non si trova, cioè è scomparsa. C'è solo la versione tedesca. Quindi le prime riprese moderne, come diremmo oggi, parziali o integrali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sono della versione tedesca, cioè la versione Singspiel. Fin quando nel 1975 viene ritrovato finalmente un manoscritto, che non è l'autografo ma è una copia, del primo atto della versione italiana. Per il secondo e il terzo atto abbiamo gli autografi di Mozart, quindi non c'era problema, ma per il primo atto non c'era. Viene ritrovato questa copia del primo atto della versione originale italiana, e a quel punto la finta giardiniera, tenuto conto che si tratta di un'opera di Mozart, comincia a essere di nuovo rappresentata nei teatri un po' di tutto il mondo. Però è un'opera che non convince. Se voi andate a leggere i libri su Mozart, quelli sulle opere o anche le biografie, ci sono dei giudizi veramente molto taglienti. Cioè la si liquida in genere come un'opera puramente convenzionale, di maniera, si dice vabbè, Mozart poverino era lì, gli arriva questa commissione importante, fa quello che può, no, però... Ecco, in realtà, certo, la si potrebbe anche leggere così, la finta giardiniera, non solo le nozze di Figaro, anche se ci sono tutta una serie di temi, come vedremo, che sono simili, ma ovviamente non è la stessa cosa, né a livello di libretto né tantomeno di musica, però è un'opera che può essere letta in una chiave di grande interesse, proprio se si tiene conto di questa frizione che esiste tra l'adeguamento di Mozart alle convenzioni del suo tempo, cioè quello che un qualsiasi buon compositore avrebbe fatto, Mozart certe volte lo fa in maniera eccellente, molto superiore magari anche ad Anfossi, c'è uno studioso tedesco che negli anni Ottanta ha pubblicato uno studio che è proprio la comparazione tra la versione di Anfossi e la versione di Mozart dello stesso libretto, dalla quale esce chiaramente che Anfossi era uno che sapeva il fatto suo e come. Ma ogni tanto il giovane Mozart ci piazza delle invenzioni, ci piazza delle soluzioni, magari anche non drammaturgiche, ma anche musicali, straordinarie. Proprio per questa sua voglia di sperimentare, di fare qualcosa che gli altri non avevano ancora fatto. E quindi se si legge l'opera in questa luce,
probabilmente si riesce ad apprezzarne di più quelli che sono i caratteri salienti, i caratteri distintivi. Allora, abbiamo sette personaggi in quest'opera, sette personaggi che si collegano gli uni agli altri, ci sono tre triangoli concatenati e che sono imperniati intorno alle tre donne dell'opera, che sono Sandrina, che è la giardiniera, in realtà non è una giardiniera ma è una marchesa, un po' come accadde nell'opera di Piccinni, la buona figliola, la cecchina, che ebbe un successo straordinario, l'opera è del 1760 ma divenne un successo europeo, anche lì c'è una finta giardiniera, per così dire, quindi è l'eco anche di quest'opera. Ed è appunto una marchesa, una nobildonna travestita che alla ricerca del suo innamorato Belfiore, che si è comportato maluccio perché ha cercato di ucciderla in un accesso di gelosia, non è riuscito a ucciderla per fortuna, l'ha solo ferita, però poi è scappato, se n'è andato, e lei è alla ricerca di questo suo innamorato. Però Sandrina, cioè la marchesa Violante Sandrina, la finta giardiniera, è anche corteggiata dal podestà di questo luogo, Lago Nero, che si può verosimilmente immaginare da qualche parte in Lombardia, perché di alcuni dei personaggi si dice che sono milanesi, quindi anche un'opera che in qualche modo ha a che fare con Milano. E questo è il primo triangolo. Belfiore, però, l'innamorato di Sandrina, si è nel frattempo promesso sposo ad Arminda, che è la nipote del podestà. Arminda, a sua volta, ha lasciato Ramiro, un cavaliere, un altro nobile, che però vorrebbe ancora, diciamo, sposarsi con Arminda. Quindi secondo triangolo, primo triangolo, Sandrina, podestà, Belfiore, altro triangolo incatenato a questo, Belfiore, Arminda, Ramiro. E poi c'è un altro triangolo, perché il podestà, Don Anchise, è corteggiato dalla sua servetta, che si chiama Serpetta, anche questo un topo su un cliché dell'opera comica italiana fin dall'intermezzo di Pergolese, la serva padrona, no? La servetta che corteggia il vecchio padrone fino spesso a sposarlo, no? A riuscire a sposarlo e così salire nella gerarchia sociale. Quindi Serpetta corteggia Don Anchise, però Serpetta attrae le attenzioni anche del servo della marchesa Violante travestita da finta giardiniere, cioè Roberto, che però assume qui il falso nome di Inardo, che corteggia Serpetta. Quindi ci sono questi tre triangoli. Allora, vi dicevo, le nozze di Figaro. Perché le nozze di Figaro? Perché, come le nozze di Figaro, in fondo, anche qui, certo, anche in molte altre opere, ma anche questa, come le nozze di Figaro, è un'opera particolarmente incentrata sul desiderio, cioè tutti i personaggi desiderano qualcuno, amano qualcuno e sono più o meno corrisposti. E durante l'opera c'è tutto un movimento, no, di questo desiderio e con tutta una serie di equivoci, di travestimenti. Il finale del secondo atto, nel quale i personaggi si trovano all'oscuro, al buio, con tutta una serie di equivoci, appunto anche lì, di travestimenti, nessuno sa bene chi sia la persona con la quale ha a che fare, proprio perché ci si trova in condizioni particolari, è buio, è una situazione di confusione, ricorda appunto quello che succede nello straordinario quarto atto delle nozze di Figaro. Insomma, per farvela breve, in tutti questi movimenti, alla fine l'unico che rimane spaiato, senza una compagna, diciamo così, è il podestà, è Don Anchise, perché tutte le coppie che alla fine sono diciamo abbinate, accoppiate diversamente, alla fine ritornano in quello che è l'ordine naturale, cioè Belfiore con la finta giardiniera che alla fine si palese dice: no, non sono una giardiniera, sono la marchesa Violante, non sono stata assassinata, sono ancora viva, eccetera. Arminda riaccetta Ramiro, non potendosi sposare con Belfiore,
E Serpetta, alla fine, vedendo che, un po' cinicamente forse, che non può sposare il podestà, che non la vuole, accetta di accoppiarsi con Roberto, che, cioè il servo della Marchesa Violante. Allora, uno dei modi più semplici, ma anche più efficaci, per capire come è fatta un'opera, quali sono le dinamiche dell'opera, è partire da quella che all'epoca veniva chiamata la gerarchia dei ruoli, cioè andare a vedere in ciascun atto chi canta cosa. E allora, se noi facciamo così, vediamo che i protagonisti di quest'opera sono ovviamente la finta giardiniera, cioè Sandrina barra Marchesa Violante, e il continuo Belfiore, cioè il suo innamorato, quindi un soprano e il tenore, perché cantano in tutto sei arie, sei numeri musicali a testa in tutta l'opera. E ci sono due elementi, inoltre, che sottolineano che questi due sono i ruoli principali, cioè il ruolo di Sandrina e il ruolo di Belfiore. Il fatto che Mozart utilizza per questi due personaggi, in due occasioni, il recitativo accompagnato, cioè non il recitativo semplice, quello accompagnato soltanto dal basso continuo, dal clavicembalo e magari da un violoncello, ma utilizza proprio un recitativo strumentato a piena orchestra. E questo nel vocabolario stilistico, retorico dell'epoca compositivo, indicava l'attribuzione a un determinato personaggio, a una determinata situazione, di un rango elevato, di un'importanza elevata. E poi c'è un altro elemento molto importante, che gli unici due duetti dell'opera, che sono entrambi nel terzo atto, che come ascolterete quando verrete a vedere l'opera, è molto più breve dei primi due, gli unici due duetti dell'opera sono cantati proprio da questi due personaggi, cioè da Sandrina e da Belfiore. Poi in questa gerarchia dei ruoli vengono Don Anchise, cioè il podestà, Ramiro e Nardo, Nardo barra Roberto, il servo di Violante, che hanno tre arie a testa. E i due ruoli meno importanti sono quelli di Arminda e di Serpetta, che hanno soltanto due arie a testa. C'è un altro elemento molto importante da tenere conto per capire come è fatta quest'opera, e cioè la distribuzione dei ruoli vocali in ragione delle posizioni sociali dei personaggi. E questa è un'altra convenzione dell'opera comica dell'epoca che Mozart riprende e fa propria. Allora, i due protagonisti, Sandrina e Belfiore, cantano in uno stile che potremmo definire di mezzo carattere. Allora, sono entrambi personaggi di ceto nobile, il podestà, Don Anchise e Sandrina, cioè Violante, la Marchesa Violante travestita da Sandrina. Però per quasi tutta l'opera Sandrina è la finta giardiniera, cioè un personaggio di ceto sociale umile, e quindi c'è questa sorta di convergenza verso un registro retorico, stilistico medio, che non è né da opera seria, né da opera buffa caricata, come si sarebbe detto all'epoca, con queste parti caricate molto buffonesche, no? Leporello, per capirci, in Don Giovanni. Ecco, questo registro medio, stilistico medio, che ha degli accenti tragici, degli accenti seri, ma anche degli accenti comici può avere, si presta alla natura sentimentale e dunque molto realistica, tra virgolette, del loro rapporto. Anche se vedremo ci sono dei momenti autenticamente tragici, molto carichi da un punto di vista espressivi, soprattutto per la parte di Sandrina, che come vedremo è un po' il centro di tutta l'opera. Poi ci sono le parti autenticamente buffe, cioè personaggi che si esprimono in un linguaggio comico, comico in senso non soltanto che fa ridere o non tanto che fa ridere, ma comico nel senso di basso, no? E sono Don Anchise, che è un personaggio nobile, ma è un personaggio decisamente, appunto, che
che è in una posizione comica anche dal punto di vista proprio del che induce a essere preso in giro anche dagli altri personaggi. Ecco, canta per esempio un'aria con l'evocazione del suono degli strumenti musicali, no? Per rappresentare i propri sentimenti, che è proprio all'inizio dell'opera, dentro il mio petto io sento, e dice, no? C'è come il flauto, come l'obo e come i violini, ecco, anche questo cliché strabusato dell'opera comica italiana. E poi ci sono due autentiche parti serie. Cioè Mozart, per due personaggi, che sono il Cavalier Ramiro e Arminda, scrive delle arie in puro stile da opera seria. Allora, anche questo era assolutamente normale nell'opera comica del secondo Settecento italiano. Cioè una convergenza di opera seria e opera comica, di parti che vengono scritte in un registro serio, elevato. Questo perché sono personaggi tragici e sono personaggi tragici nel senso elevato del registro, ma sono personaggi anche molto, come dire, molto, sono forse i più stereotipati, quelli più legati a un modo di esprimersi molto convenzionale, no? Ramiro è il classico innamorato abbandonato, Arminda la nobildonna capricciosa e molto, come dire, molto volubile. Allora, Mozart ha scarse occasioni di affidare la musica proprio la condotta drammatica dell'azione, proprio perché c'è questo andamento frammentato, no? Recitativo, aria, però in qualche caso lo può fare. Allora, lo può fare nel luogo deputato per l'azione musicale, che è quella dei finali d'atto. E sia il primo finale, sia il secondo finale, il terzo finale è solo un coro di giubilo, di contentezza, in cui tutti i personaggi si uniscono per il lieto fine, però il primo finale e il secondo finale sono costruiti come pezzi di musica ininterrotti, senza soluzione di continuità, in cui si susseguono vari episodi, varie situazioni musicali. Ecco, tutta l'opera appare veramente costruita musicalmente intorno al personaggio di Sandrina, della finta giardiniera. Allora, anche questo è un cliché, anche questo fa parte delle convenzioni. Prima abbiamo ricordato la Cecchina, ossia la buona figliola di Piccinni, che diventa un'opera di fama straordinaria in tutta Europa e che dà il via a quella che poi sarà definita posteriore no, l'opera sentimentale, e che appunto, come vi dicevo, è un'opera che ha moltissimi richiami poi sulla finta giardiniera. Ma pensate anche alla Nina, ossia la pazza per amore di Paisiello, che è tutta costruita intorno al personaggio femminile protagonista. E questo al di là del fatto che Sandrina canti lo stesso numero di pezzi tra arie e duetti di Belfiore, ma appare subito chiaro che tutto ruota intorno a lei. E questo anche da un punto di vista drammatico, no? Perché Sandrina è proprio il centro, il motore dell'azione. Si è travestita da giardiniera per andare a cercare Belfiore, no? È desiderata e corteggiata dal podestà, se non fosse creduta morta, quindi anche questo, come dire, innesca un ulteriore desiderio, no? In un altro dei personaggi. D'altra parte, Belfiore non si sarebbe promesso come sposo ad Arminda se non avesse creduto di aver ucciso Sandrina, cioè Violante, no? E d'altra parte lo stesso servo di Sandrina Violante, cioè Roberto, che poi assume il nome di Nardo, non sarebbe lì a fare la corte a Serpetta. Quindi è chiaro che Sandrina è il centro di tutto, è il centro di tutto e intorno a lei si svolge tutta l'azione. E allora questo che cosa significa? Cioè, che ricadute ha dal punto di vista musicale e compositivo? Che Mozart, noi non sappiamo se
come dire, in maniera dedicata, in maniera specifica, mirata, ma io penso assolutamente di sì, perché Mozart è già un compositore con una, come dire, una consapevolezza di sé, una conoscenza dei meccanismi teatrali, dell'opera straordinaria. Fatto sta che Mozart costruisce tutta l'opera intorno a questo personaggio, anche se naturalmente poi ci sono dei pezzi musicali, ascolteremo poi l'aria di Ramiro poco prima della fine dell'opera, che è un'aria giustamente poi diventata famosissima e cantata spesso dai cantanti anche nei concerti di arie, eccetera. Quindi un pezzo, diciamo, d'antologia, l'aria di Ramiro. Però sicuramente Mozart presta particolare cura, particolare attenzione alle arie di Sandrina. E questo si vede perché le arie di Sandrina coprono un'intera gamma di possibilità espressive ed emozionali del personaggio. E questo è un modo attraverso il quale Mozart cerca di dare appunto una credibilità umana a questo personaggio, cioè a non renderlo più soltanto la nobildonna che per qualche ragione si traveste, no? da umile serva in fondo, no? Ma cerca così Mozart di farci capire che si tratta di un personaggio a tutto tondo. Per esempio la sua prima aria, che è Noi donne poverine, è un'aria di, come dire, di una patetica tenerezza sentimentale che rimanda appunto a un personaggio come quello di Cecchina nella Buona Figliola. Lì in Cecchina, diciamo, l'agnizione è un travestimento involontario, perché Cecchina si scopre in maniera altamente rocambolesca essere la figlia di un nobile, ma lei stessa non sa di essere una nobildonna, no? Invece qua Violante è appunto travestiti intenzionalmente. Però ecco, questa prima aria è un'aria che fa riferimento a quell'orizzonte espressivo, patetico, tenero, sentimentale e anche di autocommiserazione, che poi avrà grande fortuna nell'opera appunto del secondo Settecento. La seconda aria, che invece geme la Tortorella, è un'aria tutta diversa, è un'aria in cui emerge, come dire, un contegno nobile, una disposizione d'animo molto diversa e anche una decisione molto diversa, un temperamento notevole. Sino alla grande scena del secondo atto, che è quella che adesso poi io vi farò sentire ad ascoltare, che è uno dei passaggi più intensi di tutta l'opera, dove il personaggio acquisisce un'autentica dimensione tragica. E questo è uno di quei punti in cui Mozart si mette effettivamente a sperimentare. Allora, siamo nella scena 15 del secondo atto e dobbiamo dire qualcosa sulla situazione drammatica. Allora, Sandrina è stata abbandonata perché la si vuole togliere di mezzo, togliere di torno, perché dà fastidio, perché il podestà la corteggia, e quindi Serpetta non ha modo di poter cercare di sedurlo, e soprattutto perché Ramiro vorrebbe togliere di mezzo Belfiore accusandolo di aver ucciso appunto la Marchesa Violante, e quindi di far arrestare Belfiore. Per cui Sandrina viene abbandonata in un luogo solitario, impervio, ed è una scena di abbandono e di disperazione, in cui il libretto prevede un'aria, un recitativo, un'altra aria, che Mozart chiama cavatina, e un altro recitativo. E Mozart cosa fa? Scrive compatta questi pezzi che in teoria sarebbero stati, come dire, uno allineato in fila all'altro, e ne fa
un'unica arcata musicale e drammatica, senza soluzioni di continuità. Allora, la prima aria, che è Crudeli, fermate, ascolterete e vedrete come un'aria che di fatto non si conclude. Cioè non ha una fine normale, come le altre arie. E ha una ripresa interna della prima parte che è, come dire, compressa o piuttosto troncata. Cioè a un certo punto quest'aria semplicemente si interrompe, proprio per dare il senso di questa grande angoscia, di questa appunto di isolazione, questo abbandono del personaggio in un luogo appunto solitario e impervio. E trapassa direttamente, appunto non finisce, trapassa direttamente in un recitativo accompagnato successivo. Allora, qua Mozart che cosa ci vuol dire? È come se Mozart ci dicesse la piena emozionale, cioè quello che sta provando in quel momento il personaggio, è talmente forte che non può essere contenuto all'interno dell'architettura di una forma musicale chiusa, convenzionale, stereotipata, che ha un inizio, una parte centrale, una fine. Qui la parte centrale non c'è e l'aria si interrompe e cede il canto vero e proprio, cede il passo a un declamato, che è quello del recitativo accompagnato, molto drammatico, molto intenso. È come se la melodia si rompesse, per usare, come dire, un'immagine, una metafora. E poi che cosa succede? Che Mozart ci attacca un altro pezzo chiuso, una cavatina, a Dal pianto, dal singhiozzo. E qua, ecco, tocco geniale di Mozart, perché per creare un'atmosfera timbrica di suoni particolari fa suonare anche un oboe e un fagotto soli, concertanti, dando questo tocco di colore particolare. E questa cavatina rappresenta un'ulteriore intensificazione e concitazione del clima espressivo di questa scena. Quindi l'aria precedente, che si era interrotta, si interrompe nel recitativo e qua è come se proseguisse, ma in un altro modo, in un modo ancora diverso, ancora più angosciato, ancora più doloroso. E ancora una volta il pezzo chiuso, l'aria, il pezzo cantato vero e proprio, non si conclude, ma trapassa in un nuovo recitativo accompagnato. E questo recitativo accompagnato poi non si conclude a sua volta, ma va a finire direttamente nel finale. Ecco che Mozart ha collegato tra di loro dei pezzi che un altro compositore avrebbe potuto lasciare, no, staccati l'uno dall'altro, cioè collegati soltanto da dei passaggi puramente armonici tra la fine del recitativo e l'attacco dell'aria seguente, creando un'arcata ininterrotta. Ecco, se poi si considera che l'attacco della prima aria, cioè Crudeli fermate, avviene per così dire in medias res, cioè non ha un'introduzione, non ha preamboli strumentali, sentirete che la voce attacca subito, in maniera diretta, e anzi il tutto è preparato da una sezione di collegamento che Mozart prepara, che Mozart compone, attaccandosi direttamente alla fine del pezzo precedente, che è un'aria di Serpetta. Quindi c'è proprio un tentativo di creare una continuità drammatica, di non interrompere il ritmo dell'azione, di creare un'unica arcata attraverso però delle soluzioni, dei climi espressivi diversi. Quindi c'è un unico arco drammatico ininterrotto dall'inizio dell'aria di Serpetta fino al termine del finale. E qui Mozart praticamente scrive 20 minuti di musica ininterrotta senza che l'azione si interrompa. A questo punto io direi senz'altro di vedere e di ascoltare questa scena, che è poco prima del finale del secondo atto. Allora, per preparare questo mio intervento, io sono andato a vedermi un po' di edizioni varie della Finta Giardiniera, ormai ce ne sono un po' anche in DVD, oltre che in CD, però alla fine devo dirvi che a me piace moltissimo questo allestimento, che è ormai storico, del teatro di corte di Drottningholm in Svezia, il Teatrino Reale, che tanto per
per darvi un'idea, il teatro dove Ingmar Bergman ha ambientato il suo film Flauto Magico. E devo dire, è una messa in scena molto semplice, molto tradizionale, per carità, ma che io trovo deliziosa. E anche la realizzazione musicale mi sembra molto, ancora così, molto, molto interessante. È del 1988, quindi comincia a essere un po' stagionata. E i protagonisti sono Britt Marie Arhun, spero di pronunciare bene, deve essere svedese, e Richard Croft, che poi divenne un tenore piuttosto noto anche di musica contemporanea, qua è molto giovane, come vedrete, e la regia è quella di Göran Järfelt e la direzione musicale di Arnold Östman, che diresse tutta una quantità di opere del Settecento in questo teatrino. Ecco, direi di ascoltare proprio questa scena quindicesima con l'aria di Sandrina, il recitativo, sempre di Sandrina, poi la cavatina, il recitativo e poi l'attacco al finale. Possiamo alzare un po'. Fate attenzione a cosa accade adesso. Cavatina adesso.
E qua incomincia il finale. Adesso ne vediamo e ascoltiamo un pezzettino. Fra quest'ombra e questo scuro, fra le spine o fra i sassi, nardo mio, guida i miei passi, guida, guida i miei passi. Io non so dove andar, io non so. Che tenebre corrove, o che tenebre corrove, camminiamo a poco, a poco, e se qui dovrebbero di poterla ritrovare. Questi sono il servo di Violante e Belfiore. Poco a poco arrivano tutti. Gli equivoci, no? Non si riconoscono, esattamente come nelle nozze di Figaro. Siete voi mia padroncina. Questo è l'ardore che mi ha fatto. Che Oh.
La nipote. Il podestà. Ecco, l'ho fatto scorrere perché, come dire, la struttura del finale così a sezioni incatenate era già prevista dal libretto, no? E qualsiasi operista italiano dell'epoca avrebbe fatto qualcosa di simile, lo fa anche Anfossi, ma niente obbligava Mozart invece a concepire quella autentica scena tragica per Sandrina prima e a creare appunto questa lunghissima arcata musicale che dalla scena tragica di Sandrina trapassa direttamente nel finale. Adesso qua, a questo punto, che cosa succede? C'è un altro cliché, un altro topos, tipico dell'opera comica italiana del periodo, cioè la finta pazzia, l'apparente pazzia. Perché che cosa succede? Sandrina, che praticamente si è rivelata, si è manifestata, però poi quando le hanno detto ma allora tu sei Violante, le dice no, non sono io, no? C'è una situazione un po' confusa e Belfiore si trovano in una posizione molto scomoda. Allora che cosa succede? È come se tutti e due fossero presi da appunto un'apparente pazzia, che noi non sappiamo quanto sia vera, no? Comunque una sorta di smarrimento transitorio. Che cosa succede? Che tutti e due cominciano a rivolgersi l'uno all'altro come se fossero personaggi mitologici, Tirsi, eccetera. E questo crea una sorta di zona protetta nella quale si muovono i due protagonisti rispetto al resto dei personaggi e del resto dell'azione. E questo Mozart lo sottolinea benissimo, sentirete che stacco c'è musicalmente con questa sezione del finale in cui i due personaggi appunto recitano una parte come se fossero appunto personaggi mitologici, come se avessero perso il senno temporaneamente. Tant'è che all'inizio del terzo atto i due si risvegliano, sono addormentati e ritornano alla vita dopo appunto questa sorta di pazzia transitoria. Anche vi dicevo che questo è un cliché, è un tema ricorrente. Prima abbiamo citato Paisiello, Nina, ossia La pazza per amore, altra opera di grande successo europeo, anche lì c'è il tema della pazzia per amore. Ecco, sentite come proprio lo stacco, cioè come Mozart crea una sorta di isolamento, di zona protetta del palcoscenico e dell'azione in cui si muovono i due personaggi protagonisti rispetto agli altri.
Thank you.
vedere tutto e ascoltare naturalmente tutto per fare con voi alcune considerazioni finali. Allora, Mozart, a partire dall'opera successiva, lasciamo perdere il Re Pastore, che diciamo si inserisce in questo medesimo solco, ma a partire da Idomeneo, Mozart incomincerà a interagire seriamente con i suoi librettisti, nel senso che inizierà a sceglierseli, a partire da Varesco per Idomeneo, e a incominciare a dire, certo, in Idomeneo è ancora un po' timida la cosa, fai così, fai colà, mettere le mani e intervenire. Qua riceve un libretto semplicemente da mettere in musica, gli dicono, caro Mozart, questo è il libretto, lo metti in musica, e lui comunque, l'opera non è tutta così, ahimè, però questa parte finale del secondo atto, secondo me, rende abbastanza ingiustificate anche le critiche eccessive nei confronti di Mozart. Cioè, con questo libretto, a 19 anni, con il tipo di esperienza che aveva, con quello che era l'orizzonte d'attesa del pubblico, ma cosa doveva fare di più? Cioè, questo finale, secondo me, è meraviglioso, cioè, obiettivamente. No? Tanto più preparato dal contrasto di quella grande scena tragica per la protagonista, e l'utilizzo dello stile tragico, cioè questo utilizzo di stili espressivi, di livelli retorici, che poi diventerà una caratteristica saliente del grande teatro operistico di Mozart a Vienna, pensate solo a Don Giovanni, a quello che succede in Don Giovanni, è un mezzo espressivo di grande potenza che Mozart utilizza lì e che nessuno l'obbligava a fare in quella maniera. No? E anche così che Sandrina acquisisce uno spessore, una verità umana notevole, no? Superiore a quella degli altri personaggi. È chiaro che i personaggi di Serpetta o di Nardo, anche del Podestà, sono ancora personaggi tipizzati, quasi caricaturali, però laddove può, il giovane Mozart già pensa a quel teatro che ha in mente, ma non ha ancora potuto realizzare, che però realizzerà in maniera assolutamente straordinaria di lì a qualche anno a Vienna, soprattutto con Da Ponte. Grazie.